Ritorno, quante volte ha giocato dall'inizio Scully? Pochissime volte, probabilmente mai, e quando è entrato ha fatto la sua parte, proprio partendo dalla panchina. Tra Como e Modena, 15 punti in classifica, è una storia recente di alta tensione, partita 2 anni fa dalla C1, passando per la B e culminata nell'aggressione di Ferrigno a Bertolotti. Ma la partita è stata tranquilla, quasi soporifera per tutto il primo tempo, con i due portieri più anziani del campionato, 77 anni in due, che non hanno avuto molto da fare. Il più impegnato Ferron, bravissimo a deviare in angolo sul diagonale di Marasco, servito da Camarà, e a stoppare subito dopo l'iniziativa di Scully di testa. E non si fa sorprendere neppure Ballotta, quando il solito Music, già pericoloso in apertura, imbecca Binotto. Per il resto, molto caldo sul lago di Como, ma fortunatamente soltanto per ragioni meteorologiche. De Biasi rinuncia alla giacca e alla plomb, ma il Modena non va oltre un azzardo di Balestri. La partita si infiamma negli ultimi 10 minuti e potrebbe decidersi tutto quando Maier commette fallo su Amoruso, l'arbitro assegna il rigore al Como, ma lo stesso Amoruso lo sbaglia. Che cosa è successo nella tua testa al momento del calcio di rigore? Avevo sbagliato già un altro rigore contro l'Inter, calciando sempre dallo stesso lato. Pensavo magari che il portiere avesse visto le immagini, e quindi ho deciso di tirare da quel lato di nuovo. Che cosa ha pensato in quel momento? Ho pensato che ce ne poteva essere uno per noi un po' prima e che non ci è stato dato. Questo ho pensato francamente, pensando al metro di giudizio del direttore di gara. Sì, il rigore era netto, io ce l'avevo sulla testa, magari la tiravo fuori, però Suarez mi ha tirato giù proprio. Insomma, si sarebbe potuto decidere tutto oggi sul lago di Como, invece non si è deciso nulla. Per il Como potrebbe essere tutto rimandato di 7 giorni, visto che dovrà affrontare il Milan a San Siro.